Benvenuti a TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTU Aquesio. La regione Umbria comunica che da giovedì 20 maggio iniziano le preadesioni alla campagna vaccinale per la fascia di età 59-50 anni. I cittadini appartenenti a tale fascia potranno effettuare l'adesione solo tramite portale vaccinocovid.regione.umbria.it. Oggi intanto è iniziata la somministrazione dei vaccini per la fascia di età 69-60 anni. Alla campagna vaccinale per tale fascia di età hanno aderito finora oltre 32.000 soggetti. Per queste persone la prenotazione comunicata tramite SMS, precisa una nota della regione, viene attribuita in base all'età e al distretto sanitario di residenza. L'immunizzazione verrà effettuata con ogni tipologia di vaccino in base alla disponibilità. Sancito oggi l'accordo di massima tra la Direzione Regionale Salute della Regione Umbria e i rappresentanti dei medici di medicina per la prosecuzione della campagna vaccinale. Lo comunica una nota ufficiale della Regione specificando che si tratta di un accordo complessivo per tutte le fasce di età vaccinabili che andrà dettagliato nel corso dei prossimi incontri. I medici potranno vaccinare nei propri studi, nei punti vaccinali non organizzati dalla Regione, come quelli allestiti dai comuni, dalla Protezione Civile, dalla Croce Rossa e nei casi in cui sarà possibile anche nelle farmacie. Entrambe le parti, riferisce la nota dell'agenzia, hanno espresso soddisfazione per l'intesa raggiunta che fornirà un impulso positivo alla campagna vaccinale permettendo alla popolazione di ricevere la necessaria protezione dal virus in tempi più rapidi. È stata approvata dalla Giunta regionale giovedì 20 maggio e presentata dalla Presidente della Regione Umbria Donatella De Sé nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta a Spoleto la delibera sul piano dell'assistenza ospedaliera, dotazioni posti letto e ripresa delle attività che riguarderà tutte le strutture sanitarie dell'Umbria. In considerazione del fatto che scadrà venerdì 21 maggio la validità delle ordinanze della Presidente De Sé, con le quali era stato prorogato appunto al 21 maggio il termine per l'utilizzo degli ospedali di Spoleto e Pantalla quali strutture dedicate alla cura del Covid-19. Così come già precisato più volte in passato, la Giunta ha messo in atto il piano che prevedeva, dopo un periodo temporaneo di utilizzo parziale di alcuni ospedali per esigenze legate alla pandemia, a ripristino dei servizi sanitari offerti in precedenza. All'incontro con i giornalisti hanno partecipato, oltre alla Presidente della Regione Umbria Donatella De Sé e all'Assessore regionale della Salute Luca Coletto, anche il Direttore regionale della Salute Massimo Braganti e il Direttore dell'ASL Umbria 2 Massimo De Fino. Dal 16 al 19 giugno sul percorso Brescia-Roma-Brescia sarà ancora una volta festa per la 39esima edizione delle Mille Miglia, che il grande Enzo Ferrari definì la corsa più bella del mondo, un evento cresciuto e trasformatosi negli anni affrontando la contemporaneità delle sfide tecnologiche senza perdere però il fascino che ovunque nel mondo l'ha resa celebre, inimitabile e amata dalla gente di ogni età di estrazione. Circa 400 le auto iscritte, 1800 km di percorrenza stradale ed una selezione di modelli storici per un'edizione particolare che quest'anno ripropone il percorso anti-orario di alcune edizioni della corsa di velocità disputata tra il 1927 e il 1957. L'edizione 2021 della Mille Miglia toccherà inoltre ampi territori della provincia di Terni e del vicino Lazio. Il 18 giugno le auto della Mille Miglia saranno in Umbria e attraverseranno i comuni di Amelia, Orvieto, Lugnano in Teverina, Alviano, Guardea, Montecchio, Castelviscardo, Allerona, Figulle, Fabbro e Monteleone di Orvieto, territori che si stanno preparando al meglio per accogliere l'importante evento motoristico che, oltre al fascino indiscusso, ha una forte valenza promozionale dell'Italia a livello internazionale. Un'Italia fatta di territori e paesaggi diversi e straordinari che la rendono unica, ricca di città storiche, culture e tradizioni che si riaffacciano al mondo dopo l'emergenza sanitaria per tornare ad accogliere con rinnovate speranze i turisti italiani e stranieri. 16-19 giugno si parte alle 13.30 da Brescia in senso antiorario per toccare tutti i punti più belli della Toscana, del Lazio, per arrivare a Roma e quindi risalire. Tocchiamo Orvieto, dove faremo un controllo orario per puntare su Arezzo, Prato e Bologna, e l'ultima tappa Mantova, Modena. Passiamo a Verona, dove pranzeremo, dove ci sarà la prima in serata della Ida, per arrivare dopo 1800 km, 112 prove cronometrate, 9 di media, a Brescia. 18 giugno ripartiamo con la corsa più bella del mondo, la Mille Miglia attraverserà la nostra città e noi diciamo che attraverserà la città anche più bella del mondo. Sarà un evento, un'iniziativa importantissima con cui vogliamo segnare l'inizio delle attività estive che saranno tante, numerose, che comunicheremo a breve, e comunque la Mille Miglia ha dimostrato di apprezzare la nostra città perché l'ha scelta in un anno particolarmente
difficile e anche l'anno proprio della ripartenza anche di tutte le attività sportive. I piloti arriveranno in Piazza Duomo fino poi a Piazza del Popolo, dove verrà fatto il controllo orario. Piazza del Popolo sarà allestita proprio come nei giorni di festa e saranno anche accolti dal corteo storico e dell'associazione Lea Pacini e dagli sbandieratori del Comitato dei Quartieri, quindi una città in festa per accogliere una delle manifestazioni più prestigiose che esistano e soprattutto che segneranno la ripartenza per la nostra città. Con questo è tutto, TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTO Aquesio, torna puntuale tra un'ora.